Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Cari ascoltatori, proseguiamo il ricordo di Vittorio De Angelis con un'altra persona che ha condiviso con lui non solo un cammino importante a livello professionale ma anche umano. Benvenuta Barbara De Bortoli. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ovviamente la morte di Vittorio insomma, ha scosso un po' tutti, ovviamente nel vostro ambiente, si è visto anche su Facebook tutti i commenti, voi tra l'altro avevate condiviso assieme soprattutto, a parte dove vi conoscete, come già mi diceva Simone Mori da una vita, si conoscevate, ma poi avete condiviso quella bellissima esperienza che è stata Friends. Esattamente, con Vittorio, con Simone, con Rossella, con la sorella di Vittorio, Eleonora, siamo praticamente cresciuti insieme perché abbiamo iniziato a lavorare molto giovani tutti, quindi siamo molto, molto legati, abbiamo tanti ricordi insieme e niente che dire, guarda, ho avuto l'opportunità, anche la fortuna di lavorare con Vittorio sia in France ed è un periodo, me lo ricordo come veramente un periodo in cui eravamo tutti molto spensierati, tutti molto giovani e ho solo ricordi positivi di lui e di quel periodo e ti posso dire che in pratica ho finito da un paio di settimane un film con la direzione proprio di Simone e in cui c'era anche Vittorio, quindi abbiamo avuto la possibilità di lavorare per parecchi turni insieme e avevo proprio notato la sua le sue doti, oltre che insomma artistiche, su quelle non c'è proprio nulla da dire, anche proprio umane, di gentilezza, di cordialità, di pacatezza, un umorismo, un'ironia molto, molto sottile e le avevo veramente apprezzate, avevo avuto modo proprio di riflettere su questo pochi giorni fa. Ti so che è stata proprio una cosa molto improvvisa, mi diceva Simone appunto che lui si è sentito male a un turno, è andato via e purtroppo non è mai neanche arrivato in ospedale addirittura. Sì, questo è quello che è successo purtroppo. Siamo tutti così scossi ancora che ci sembra quasi surreale di dover parlare di questo argomento perché non ci riusciamo ancora a credere, devo essere sincera. C'è stato veramente un grande shock, è successo. Allora, io non è che voglio farlo, lo dico per polemica, ci mancherebbe, però ho notato che comunque, anche se ci sono stati altri, purtroppo altre scomparse, anche premature nel doppiaggio, scomparse premature di Tony Vaccollo, di altri professionisti, ma ho notato che veramente per Vittorio c'è stato uno shock pazzesco in questi giorni, in questa settimana. Beh, ma certo, tu considera prima di tutto la persona che era, quindi, e poi la sua giovane età, il fatto di avere una famiglia con dei bambini piccoli, una moglie giovane, insomma mai si sarebbe potuto pensare a una insomma di partita così prematura, devo essere sincera, non ci riusciamo a credere, lui era leggermente più grande di me, insomma di qualche anno così, però ci vediamo ancora tutti così giovani che ci sembra impossibile anche da accettare insomma. Sicuramente, e senti, cosa rimarrà secondo te di Vittorio sia come uomo che anche come professionista? Ma guarda, tutto rimarrà un grande vuoto perché comunque lui era un grandissimo professionista, ma anche come direttore ci apprestavamo adesso a ricominciare una serie in cui io avevo un piccolo ruolo e che lui ha diretto per parecchi anni, che era Heart of Dixie, quindi era molto bravo anche come direttore, poi una grande perdita a livello umano, perché ti ripeto, era una persona molto, anche molto riservata, non briosa, appariscente, però aveva quell'ironia che insomma, carina, proprio ci si parlava molto bene, ci mancherà. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.